Buonasera a tutti, facciamo entrare Lorenzo. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera Maria, buonasera pubblico, ciao Tina, buonasera, buonasera a tutti. Lorenzo, come stai? Come è andato il weekend? Bene, sto weekend mi sentivo un po' depresso e quindi sono andata a comprare 2-3 proprietà e ci ho fatto piantare le barbabietole da zucchero perché si sa, di barbabietole da zucchero non ce ne stanno ma abbastanza. Perfetto, ma vogliamo spiegare al nostro pubblico della corona? Ma come, perché non si vede? La corona perché io sono Lorenzo il Magnifico. Ma come, perché il Magnifico? Oh, cioè, ma ci avete presente Michelangelo? Ma Michelangelo l'ho scoperto io. Botticelli, quello che canta, l'ho scoperto io. Ma non era Pippo Baudo che scopriva i talenti? Pippo Baudo? Ma Pippo Baudo, e l'ho scoperto io! Per te facciamo entrare Lucrezia e Clarice. Buonasera Maria, buonasera pubblico, buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Io sono Lucrezia, in arte Lulu. No, scusa Maria, ma tu non puoi essere in arte, in quale arte? In arte di Instagram, se mi facevi finire di parlare te lo dicessi. Praticamente, cioè, io la mia arte è quella di fare foto. Cioè, io vedo qualcosa e faccio una foto. E poi dopo vedo qualcos'altro e faccio un'altra foto. E quindi, Lorenzo, questa, cioè, è la mia proposta. Insomma, se tu mi sceglierai, noi staremo insieme, io ti farò un sacchissimo di foto e faremo le foto per tutta la vita, always, forever. Ah, tu sai fare le foto, eh? Brava, brava, brava. Comunque, buonasera Maria, buonasera pubblico, io sono Clarice, senza arte, per parte, che ho lasciato a casa, però io vado sempre a fare un sacco di serate nei locali, perché mi chiamano e mi danno un sacco di soldi, ma fondamentalmente non so che c'è da fare. Quindi Lorenzo, quello che ti propongo, se sceglierai me, è andare insieme a fare un sacco di serate nei locali, a stare in mezzo alla gente, senza sapere perché siamo lì, fondamentalmente non sappiamo fare niente, divertirci in casino e niente, questa è la mia proposta. Comunque Maria, io ero venuto qui anche per presentare il mio nuovo libro, perché io scrivo anche dei libri, ho scritto il mio nuovo libro di poesie. E qual è il titolo? Il titolo è molto complesso, è un titolo che io volevo che rimanesse impresso nella gente e il mio libro di poesie si chiama Poesie. Ho portato un estratto dal mio libro di poesie che adesso andrò a leggere per voi. Quanto è bella la fama che dà Maria, chi vuole essere famoso sia e sponsorizzi sempre Fitvia. Grazie. E anche sta cazzata l'emo fatta. La figura di Lorenzo il Magnifico è stata una figura fondamentale, e non solo per Firenze ovviamente. Per un caso fortuito del destino si svilupparono in lui una serie di qualità che non erano comuni a tanti e che lo portarono al successo e alla fama. Ma veniamo alla sua storia d'amore, perché alla fine sono le storie d'amore che ci intrigano e ci affascinano più di ogni altra cosa. Lorenzo il Magnifico sposò, per volere di sua madre, Clarice Orsini, che era romana. Perché lo sapete come andavano le cose, i matrimoni non erano altro che un modo per sancire degli accordi. Lei era stata scelta perché la famiglia dei Medici aveva nei suoi piani l'idea di arrivare nella cerchia papale. E infatti ci riuscirono, perché il figlio di Lorenzo e Clarice divenne poi il Papa Leone X. Lorenzo non amava Clarice, così come non la amava Firenze, che devo dire si è sempre dimostrata un po' ostile verso le persone che venivano da fuori. E quindi Lorenzo di chi era segretamente innamorato?
Beh, lui amava la bellissima Lucrezia Donati, ma non poteva sposarla perché la famiglia dei Donati, una famiglia nobile, era, ahimè, caduta in disgrazia. Non sappiamo effettivamente se tra loro due si sia mai realizzato l'amore per come lo intendiamo noi oggi, o se semplicemente i loro sentimenti siano rimasti incastrati in quello che chiamiamo amore platonico. Quello che sappiamo è che Lorenzo dedicò a Lucrezia diverse poesie. Probabilmente se Lorenzo il Magnifico fosse vissuto ai giorni nostri avrebbe amato Lucrezia, ma noi forse non avremmo scoperto il talento di un giovane Michelangelo o non avremmo potuto godere di opere da lui commissionate ad artisti come Botticelli, Verrocchio, Ghirlandaio. E quindi, come dico sempre io, certe cose, se non fossero accadute nel passato, non sarebbero mai successe. Così ci teniamo il dolce ricordo di un amore mai realizzato, ma allo stesso tempo abbiamo scritto una storia che ci invidiano in tutto il mondo. Siamo giunti anche alla fine di questo video e in chiusura vi lascio con una domanda: ma lo sapete perché Lorenzo il Magnifico si chiama proprio Il Magnifico? Per scoprirlo non perdetevi il prossimo video dove racconterò le curiosità sulla famiglia dei Medici. Ciao! Come, perché sono Lorenzo il Magnifico? Ma come? Cioè, ma voi ci avete presente Michelangelo? Cioè, Michelangelo l'ho scoperto io. Quando non avevo la tosse.